Ed eccoci alla cronometro Lecco Lugano di chilometri 98. È una prova molto attesa, una tappa straordinariamente lunga che impegna i corridori per 98 chilometri. Forse un nuovo volto potrà uscire per la classifica. Tutti dovranno dire qual è la condizione di forma in attesa anche dei prossimi mondiali su strada ormai alle porte. Soprattutto è attesa la prova di coppi. Eccolo la partenza, il campionissimo, il garzone palettiere di Novi, l'airone delle Dolomiti. La sua forma sembra splendida, perfetto il suo stile. La sua andatura mentre costeggiamo il lago di Lugano è una risposta esauriente per tutti i detrattori, per i dubbiosi, per coloro che sconsideratamente hanno parlato di fine di una carriera gloriosa. La leggenda di Fausto Coppi continua. Fausto Coppi va in progressione, raggiunge e supera i compagni partiti prima di lui. Il vantaggio di Fausto Coppi durante il percorso aumenta, i secondi si accumulano, diventano minuti. Fausto Coppi è sicuro di se stesso della vittoria che vede vicina. Il percorso lungo, lunghissimo, che sono il grande campione, il campionissimo, riesce a superare con scioltezza fino alla fine. Ed eccoci al traguardo. Fausto Coppi ha ben 4 primi e 35 secondi su Fornara. Coletto a 7.29, Serena a 7.35, Croci Torti a 7.59, Astro a 8.11, poi Adrianse a 9.20, Monti è tredicesimo a 10.27, Grosso quattordicesimo a 11.29. La classifica viene rivoluzionata, Fornara è il nuovo leader. Dietro Fornara, Coletto è a 2 primi e 54, Astrua è a 3 minuti e 40 secondi, Monti a 5.21, Coppi a 5.32. La delusione subito.